Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale. Siamo qui oggi con Cyberpunk 2077 full aggiornamenti con anche il DLC di Phantom Liberty. Ancora non ci siamo arrivati al DLC ragazzi, lo stiamo godendo proprio questo gioco, lo stiamo proprio godendo. Essendo che l'hanno aggiornato pienamente, adesso ce lo possiamo godere anche noi pienamente. E niente ragazzi, la scorsa volta avevamo fatto la missione di Rogue, abbiamo visto chi è Rogue e ci ha detto di fare conoscenza con una certa Panam, se vi ricordate. Ma non faremo la sua conoscenza ancora, perché ci dobbiamo ancora potenziare, ovvero livellare. E mo iniziamo a fare questa missione secondaria con nome Small Man Big Mouth. Ok, incontriamo Kirk al bar del Coyote Coyo. Se non vi ricordate, Kirk è quello che ci ha mandato a rubare l'auto che alla fine era una fregatura, dove abbiamo incontrato Ehi tu, Jackie, sei seduto nel nostro posto caro amico sbagliato. Jackie. Questo non è un bar. Ed è qui, ragazzi, che Sei. abbiamo iniziato il Ma è gioco nostro. facendo il Guarda nostro chi strada. c'è. Facciamo un giro. Questa è la mamma Ehi, di Jackie, lasciatela se in non pace, erro. pendejos. Sì, è lei. Vi, insegna a quegli Vediamo stronzi cosa come ci si dice. comporta nel mio bar. Vada per un drink. Arriva subito. No, il drink non lo prendiamo questa volta. Qualcosa di interessante qui in zona? Interessante, qui intorno. Niente di niente. Per questo i ragazzi si uniscono alle gang. Niente lavoro, niente futuro. E dove vanno a finire? Dietro le sbarre o sottoterra? Questo quartiere è morto da tempo. Come si sente? Ho perso mio figlio. Come dovrei sentirmi? Scusami, figlio. Non avrei... solo che non ho neanche il suo corpo. Dicono che i funerali siano per i vivi, non per i morti. Come posso dirgli addio se non posso neanche offrirgli un degno funerale? Mi proprio ico. Va tutto bene, Mama Wells. Non posso parlarne ora, ok? Se voi non vi ricordate, ragazzi, Mamma Wells è la mamma di Jackie, purtroppo. Ehi, stanne fuori! Non sono affari tuoi! Avete sentito quello che ha detto Pepe? Fatevi un giro. Chum, levati dal cazzo! O ti ficco una lama nelle costole! Davvero? Mi chiedo cosa direbbe Mamma Wells se scoprisse che voi due idioti le rovinate la clientela. Scommetto che tirerebbe fuori il fucile e vi farebbe saltare la testa. Dai, Pedro, non ne vale la pena. Lasciamo perdere. Ehi, vaffanculo! Carajo! Fottuto idiota! Ma cosa è successo? Eri finito nei guai. Ora sei a posto. Maledizione, scusami, io credo di aver bevuto un po' troppo. Cazzo, che nottata! Perché mi hai aiutato? Perché ti avrebbero pestato, o peggio. Questa cazzo di città, le persone. Io sono qui che mi faccio gli affari miei. Se non fosse per te, io. Ecco, per il disturbo. Il resto. Ce l'ha il barista, il resto. Aspita, grazie. Mamma mia, quanti soldi. Per niente proprio. Ah, sembravano squali che puntavano la preda. Parliamo con Se tu Pepe, non fossi ragazzi. intervenuto, sarebbe potuta finire male, Vi. Non tutti gli eroi portano un mantello. Che ne dici di un brindisi alla tua salute? Offre la casa. Certo, perché no? Non rifiuto mai un drink gratis. Alla buona sorte e alla prosperità. Giornataccia. Puoi dirlo forte. Ho fatto un turno doppio, senza pause. Fai gli straordinari per qualche soldo in più? No, è solo che non voglio tornare a casa.
10 anni di matrimonio, sai? 10 anni e all'improvviso non le basto più. Strozza. Deve andarsi a cercare un po' di svago alternativo. A ogni modo, visto che hai parlato di soldi, non è che ti andrebbe un lavoretto, Vi? Pago bene. Dimmi tutto. Riguarda mia moglie, ok? Si chiama Cynthia. Mi sta tradendo. Ne sono sicuro. L'unica domanda è... con chi? Posso lasciarmi divorare dal dubbio, oppure assumere uno come te. Sarà un lavoro da una serata al massimo. Vuoi sapere con chi si vede? Per quale motivo? Ragazzi... Per quale motivo? Che razza di domanda idiota è? Una semplice. Rispondi. Voglio guardarlo negli occhi e chiedergli cosa si prova a scopare la moglie di un altro e a rovinare un matrimonio felice. Io questa missione so già come finisce. Sicuro che ti stia tradendo? Iniziamo con il fatto che rientra sempre tardi dopo il lavoro. So che mi sta... E poi... abbiamo un figlio, sai? Beh, non mi assomiglia per niente. Capelli diversi, occhi diversi. Una volta era più facile verificare queste cose, ma con le tecnologie di oggi c'è modo di fregare qualsiasi test. Sì. Dovrò tenere d'occhio tua moglie. Lavora qui vicino. Ti do l'indirizzo. Come mezza città. Ma aspetta. Variopinta. Le è sempre piaciuto vestirsi bene. Ci sta dando le Compra una donna di qualcosa di carino per il suo compleanno e il suo anniversario. E cosa ottieni in cambio? Ok, ragazzi. Ok, ci stiamo, dai. Ok, d'accordo. Ci sto. Okay. Sei la mia salvatrice, Vi. Significa molto per me. Sei la mia... Ma io sono un maschio. Come cazzo puoi dire che sono la tua salvatrice? Ma stai bene. Ma tutto bene. Queste distinzioni di sesso. Ma no, non siamo venuti a vedere la moglie di Pepe. Siamo venuti a fare la missione Small Man Big Mouth. Piccolo uomo, grande bocca. E andiamo da lui, ragazzi. Eccolo qui, John. Vi, non impari mai, eh? È tempo di consigli. Ok, sentiamo la tua perla di saggezza e facciamola finita. Ridi pure, ma 50 anni di Vediamo purgatorio cosa ci dice. Sono sufficienti a mettere la testa a posto, a trarre alcune conclusioni. Ovvero? Che la gente non cambia, specialmente quelli come Kirk. Ok, ragazzi. Anche i crediti cambiano in questo senso. Il che è facile a Night City. Il difficile è sopravvivere abbastanza da spenderli. Fa solo attenzione, Vi. Facciamo attenzione come ha detto lui. Vediamo cosa ci dice. Ehi, Kirk, quanto tempo? Vi, porca puttana, quasi non ti riconoscevo. Invece tu non sei cambiato, proprio per niente. Ma mi conosci, sono un tipo all'antica. Chi va piano va sano e va lontano, giusto? Forza, accomodati, che ti spiego tutto. Sentiamo un po'. D'accordo. Ascolta, è un lavoretto semplice. Ho un furgone poco lontano da qui. È carico di merce di valore. Domani partirà per il confine, ma fino ad allora potrebbero succedere molte cose, capisci? I dettagli, Kirk, che c'è nel furgone? Impianti Militech, serie sperimentali. Roba che non si trova per strada. Direttamente da un laboratorio di Shanghai. E a chi appartengono? Cristo, Vi, chi se ne frega? Una volta presi, saranno nostri. Allora, posso contare su di te o no? Sembra troppo bello per essere vero. Ci siamo, ragazzi, perché no? Ah, fanculo. Vale la pena tentare. Ci sto. Oh, è tutto vero, credimi. A ogni modo, ti mando le coordinate. Ci vediamo lì.
A dopo. Ok ragazzi, andiamo ad affrontare la missione. Dio! Bar malfamati, tradimenti, donne seducenti. Sembrava la trama di un film noir. Pepe era abituato ad ascoltare le lamentele dei clienti, ma ora era lui a doversi togliere un peso dalla coscienza. Era sempre la solita storia. Una moglie infedele in una città in cui tutto era incerto. Hai finito? Sto cercando di concentrarmi. Hai capito? Si rivolge alla moglie di Pepe. Comunque sia, noi ragazzi, parlando adesso con Kirk, abbiamo questa missione attiva. San Domingo, Arroyo. Kirk ha chiamato per dirti che un lavoretto per te che questo era tutto liscio, assolutamente sicuro, con zero rischi e grossi guadagni. Beh, che aspetti, voglio dire che potrebbe andare storto. È normale che va storto. Però, ragazzi, non è questa la missione che dobbiamo fare. La iniziamo e la concludiamo dopo. No, dobbiamo fare questa missione. Mattampellen. Ragazzi, Mattampellen. E andiamo a fare la conoscenza di altre persone. Poi vi faccio capire qui il perché. Se non mi sbaglio, questa missione si legherà in un certo senso a questa qui, perché ci avvicina la mappa. Se non mi sbaglio. E noi andiamo a fare subito. E sta proprio qui, vedete? Vicina, grandissimo. Mamma mia. Quanto è bello sto gioco. Animo papà da che io finirai. Oh oui? Massima allerta, Ure. Ho perso il contatto con un veicolo nella tua zona. Grazie, mi guardo in giro. Ok. Chi già un giorno formazione su Essia? Jeff te vintu quei soir. Di tan degenerate. Qui parlano in quella lingua strana. Drone, non so che cosa fa. E qui ci sta un tarocco preso. E andiamo a iniziare la missione, a fare la conoscenza di lui in questa chiesa, fantomatica chiesa. Vai, andiamo ragazzi. È una setta questa. Sei vi? Ti stavamo aspettando. Cosa mi ha tradito? I capelli, vero? Ti teniamo d'occhio da quando sei arrivato a Pacifica. Non volevate che mi perdessi. Weuka Disa. Sei il mio contatto. Qualcuno mi parlerà di questo lavoro. Sono solo un intermediario. Avrai più informazioni. Presto. Voglio parlare con Brigitte. È qui? No. Il centro commerciale all'angolo. Vai alla macelleria. Chiedi di Placid. Ti darà lui i dettagli. Ok. Dobbiamo chiedere di Placid, ragazzi. E noi ce ne andiamo via da questa
specie di setta, chiesa satanica, quello che è. Dietro all'angolo, mi sembra che era là sotto. Sono la banda più fuori di testa della città. Ok. Se non mi sbaglio, ragazzi, in questa zona ci dovrebbe essere pure un'arma rara. La vedremo in un secondo. Che odore strano, vero? Sembra tipo un metallo bagnato. Non mi ci abituerò mai. La carne di ortaggio. Ne passo ti ton con li tu giuffè. Che bello. Mi baffeo che non so se li cogna. Ci stanno. Sembra francese. Ullala. Je suis François. Oh, li pas coup tout temps. C'est pas tant ça. Oh, ouvrez pour moi parler. Il mio créole est un peu arrogénito. Yo parle mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlions seul grain. Culo, ma è la bella stessa spiega, persona eh? Di prima. Tutte queste lingue e io non capisco la vostra. Comme translation, ou pas maton. Cerco Placide. Placide. Gardez ici là. Do do ti pi ti mamma. Ah, guarda lì, eccolo. Do, c'est au même. Continuez. Do ti pi ti mamma. Placide, gardez là. Si ou pas dodo, crabla va manger. Si ou pas dodo, crabla va manger. Quella che canta. Mamma ou pas là, le aie. Eccoci qua di nuovo. Si ou pas dodo, crabla va manger. Il nostro relic che ci dà problemi. Sei Placid? Non è lui, Placid. Voglio parlare con il capo. Ma vai a fanculo. Che stai facendo il tratato? Con la stampante 3D, ragazzi, ma guarda pure. La carne è quasi qua con la stampante 3D, guarda. Cioè, questa è la carne che si crea. Laboratorio, raga, tutti la potranno creare poi. Chissà ovre. Eccolo qua, Placid. Io voglio quest'arma, ragazzi. Questa è un'arma rara. Ricordiamoci di prenderla. Che diavolo ci fai qui? Ho sentito diverse cose su di voi. I Voodoo Boys, i migliori runner della città. Almeno è quello che dicono. Anche se nessuno sa davvero cosa fate in rete. Meglio così. Cioè, software illegali all'avanguardia, furti di dati corporativi, guerra contro la Netwatch. Ma nessuno parla dei polli. Voglio vedere Brigitte. Ma ti mandano da me. Mi dirai qualcosa sul lavoro? Aia. Sì, ma non qui. Possibile. Seguimi. Tutto quel sangue che teneva quel pollo, guarda, compa. E ci ha lasciato la mannaia da macellaio, ragazzi. Prendiamolo subito. È un'arma potentissima. Grandissima, ragazzi. Dove andiamo? Un focolaio di controversie, una città, una città. Funo Deo! Di qua. Se può! Tu ne non fila! Tu sei Pacifica! Questo è altro. Via, questo è Pacifica. Benvenuto a Pacifica. Mi fanno manco atterrare. Conosci bene Pacifica? Nah. Non siete proprio amichevoli con quelli che vengono da fuori. Ma che cazzo sta succedendo? Doveva essere una città se in cui i ricchi avrebbero bruciato i loro eddi. Cazzo. Un circolo chiuso. I corporativi gli davano soldi, loro li risputavano indietro. Tutti questi giocattoli vengono da soldi corporativi. Mamma mia. Bella musica però. Un
ma io voglio proprio quello di porto. Ora ci interessa solo il gym. Grandi imperi. Fatemelo sapere se ci sta qualcosa. Il più grosso e brutto tempio all'avidità di tutta Pacifica. Mai finito. Fino a settimana scorsa era deserto. Vuoto. E ora? Ora è diventato una tana degli animals. Animals. Raga, visto che siamo arrivati qua, ci andremo a comprare una bella chicca. Andiamo. Non manca molto. Ricordi quel timon che hai quasi ucciso? Aspetta almeno che abbia finito di parlare. Che c'è sul menù oggi? Lo vedrai, tesoro. Non resterai deluso. Veloce, però. Allora, ragazzi, dobbiamo comprarci... qualche bella hacking forte. Questa che cos'è? Componenti per hacking rapidi? No. Amnesia? No. Ci serve un bel hacking forte. Via via ottiche? No. Contagio? No. Questo no. Questo no. Sembra nessuno, raga. Gli ultimi, cioè, sono questi qua. Questi sono componenti. E allora dove sta l'hacking che cerco? Proviamo a comprare questa. Questo cyberware. Andiamo. Ehi, non ti incazzare. Hai già incontrato gli animals? Sì, qualche volta. Volete gli animals fuori dal gym? Morti. È questo il lavoro? Saprai tutto tra poco. Voglio dire, non ha senso che siano qui. Nel cuore di Pacifica, senza rinforzi, isolati. È il vostro territorio. Cazzo, nemmeno gli sbirri mettono il naso qui. Cazzo, esploso. Raga, questo posto cercano di provocarvi, di farvi fare un passo falso. Non escono dal gym. Di quante persone stiamo parlando? 30, forse più. Vinignon, parliamo qui. Siediti. E io invece non mi siedo, vado a fare tutt'altro. Non c'è niente dove hanno soldi, no? Tutti poveri? Siediti. Ok, mi siedo. Quando vedrò Brigitte? Fai il lavoro, poi vediamo. Ehi, che diavolo fai? Beh, almeno non ti riempirà di chiacchiere. Ah, ma qua si deve fare una bella foto, ragazzi. Perché non mandate i vostri al gym?
Non funziona così. E come funziona allora? Funziona bene il più delle volte. Funziona bene il più delle volte. Il tuo sciamano di cromo è Victor? Il mio sciamano di cromo. Beh? Vabbè. Voi vi conoscete? No, non serve. Questo hardware è merda. Dovresti cambiarlo. Oh, quindi sei anche un bisturi. C'entra qualcosa? O è solo un modo per spaventarmi? Devi essere all'altezza. Devo sapere. Questo chip non ha identificativo. Cos'è? È per questo chip che sono qui e che voglio vedere Brigitte. Non ha un'aria familiare? Perché? Dovrebbe. Come l'hai rotto? Un proiettile nel cranio. Non funziona. Ecco come. Non mi hai chiesto che esperienza ho. Cosa so fare? Non siamo una corporazione, niente posto fisso qui. Devi soltanto fare una cosa per noi. Niente posto fisso qua. Mamma mia, che bella battuta dei tempi di oggi proprio. Una volta dentro, che devo fare? La camionè. Eccoci qua. La camionè che sta. 20:35:07. 3 secondi prima, puff. Vogliamo scoprire da dove viene la camionè. La camionè. Le hai registrate tu? Segnali locali, satelliti corporativi, catturiamo tutto. Ma nulla dall'interno del gym, giusto? Il furgone è sicuramente modificato. Vedo che non lo sai neanche tu. Ehi, sto solo mettendo insieme i pezzi. Tecnologia piuttosto avanzata, non mi sembra roba da bestioni. La sorvegliano giorno e notte. Qualunque cosa sia, è importante. Asid, Batman Kelly abdissano coi. Femmen potla. Vuoi fare una pausa? Credo che abbiano bisogno di te. Se la caveranno. Concentrati. Qui non parliamo solo di Animals. Guarda, sono stati assoldati da qualcun altro. A Johnny. Da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner. È qui che entro in gioco io? Per scoprire chi? Inizia dalla camionè. Resta nascosto. Controlla solo la situazione. Ora sei in reso Agwe, la nostra sottorete. Perché? A che serve? Attraverso Agwe vedrò quello che vedi tu. Sentirò quello che senti tu. Ti guiderò nel gym. Un'altra voce nella testa, chissà che dice il bisturi. Azzo. Chi è il Netrunner all'interno? Cosa vuole? Spero che me lo direi tu. Quindi, vuoi tenermi d'occhio? Alla faccia della fiducia. D'accordo, c'è altro che dovrei sapere? Cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale, ti diranno come entrare. La mia paga. Di quanto stiamo parlando? Andiamo. E come faccio a riscuotere? Facciamo Enzo ha detto che non lo fai per i soldi. Hai un problema. Occupati del gym per noi e Brigitte lo risolverà. Peccato che ho scoperto ora che dovrò fare da bersaglio in territorio nemico. E quindi il mio prezzo è salito. Vedremo. Niente promesse. Bella. Capito. Se io faccio questo, tu mi metti in contatto con Brigitte, giusto? Ok. Sei il sottì in fondo al corridoio. Scendi, i miei ti lasceranno passare. Abbiamo finito. Non amate molto gli estranei, eh? Quelli come te danno nell'occhio. Dici che devo fare attenzione? Sagge parole. Andiamocene, ragazzi. E adesso andiamo a finire la missione di Ricky.
Ecco, come cavolo si chiamava. Non facciamo questa qui, I Walk the Line, ma completiamo quella che abbiamo iniziato, che è questa qui. Vi? Sono tutto orecchie, dimmi. Sto controllando, il link che hai in testa è pulito. Mm-hmm. Così pare. Il bello di questo gioco è che possiamo fare veramente quello che vogliamo. L'ho attivata. Ok, l'abbiamo attivata. Kick si chiama. La giacca rosa. Mi chiamano il capitano. Dal passato sordido. So che smettila subito. Ma che vedo cavolo, che non servono le presentazioni. Le hai fatte tu per me. La gente mi cerca per fare affari e io li faccio. Ma che cavolo è successo? Io mangio, dormo e respiro affari. Ricordatelo. Agli ordini, capitano. Già che ci siamo, ti serve un mezzo nuovo? Una moto? Ho di tutto a prezzi ottimi. Ah, chiamami bene. Quando vuoi, ok? Avevo appena detto mi serviva una macchina, nella vita. Capito ragazzi, noi stavamo sopra lì e guardavamo qua. Ehi, V, sono qui, giù. Ecco. Ecco. Ciao, scemo. Tu e il tuo ciccione. Come stai? Ehi, Kirk, anch'io sono felice di vederti, ma non urliamolo a tutti. Mm? Certo, certo, scusa. Discrezione. Ok, vedi quel garage laggiù? Il furgone è lì dentro. Tu entri, prendi la roba, esci e ci dividiamo il bottino. Capito? No, non mi piace la divisione. Due terzi per me, uno per te. Sai che ti dico? Ok. Hai ragione, V. Sei un professionista, un amico. È difficile trovare Chum come te. Pensavo fosse un lavoretto per due. Invece sembra che il rischio sia solo mio. Solo mio? Solo mio un cazzo. E chi fa il palo? Io, ovviamente. Palo? Se succede qualcosa, ti avverto subito. Sì, sì. Va bene, vai, vado. Ragazzi. Occhi aperti, ok? Ma sono uno, due, tre, quattro persone. E io posso scavalcare da qui. Posso andare qui senza che nessuno mi veda. Posso entrare qua. Ok ragazzi, tocca muoversi piano piano. C'è puto! Vas a pagar por eso! Vedi che non sappia dove ti stai nascondendo? Adesso sono finiti, no? Tutti quanti. Questa è una missione bella facile per liberarti.
arrivarci, ma avendola iniziata e avendo fatto una missione durante, solo Dio può giudicarmi ora. Se non mi sbaglio, la missione ci darà XP per il tempo che abbiamo speso. Pezzo di merda! Ti ammazzo con le mie mani! Bello questo shot. E abbiamo completato. Che spara. Ok, mamma mia, ecco il furgone. Mi dispiace, bello. Sei morto proprio male. Questo è il furgone. Che devo fare? Ma che... che cazzo è questa roba? Vestiti? Imitazioni da quattro soldi. Davvero ottime informazioni, quel Kirk. Come sempre, direi. Ehi, ma potremmo metterci in proprio. Aprire una bancarella a Kabuki. O magari... Impianti! Cazzo, merce Militec! Io gli ficco questi stracci su per il culo! Ma dobbiamo tornare da qui. Ma merda! Pure la sparatoria! Wow, la cosa si fa sempre più interessante. Divertiti, V. Oh, porca puttana. No, oh, guardate, un altro idiota. Ti piacciono quegli impianti da combattimento, Chum? questi criminali hanno ucciso il nostro Kirk. Avete visto, raga, mi dispiace. Divertente. Per te. Che cazzo succede qui? Abbiamo neutralizzato i criminali ed ecco la missione. Abbiamo finito, almeno per... ecco cosa succede a vivere da truffatore. Bel discorsetto. Ricordami di non invitarti al mio funerale. So. Che farai con lui? Chiederai a qualcuno di raccoglierlo e seppellirlo? Che può dirlo? Invece a noi di reputazione. Beh, dai, non è. Ci ha dato qualcosa. Ebbene ragazzi, ci fermiamo qua per oggi. Questo è tutto. Continueremo la missione con i Voodoo Boys. Sarà bella difficilotta, ragazzi, ve lo dico già adesso. Mi sembra che dovremmo affrontare un'altra banda pure, senza spoiler il tutto. Come sempre ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata. E come sempre ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con le puntate. E se nel caso, se vi piace se vi piacciono i miei contenuti, mi lasciate con un bel like. Questo è tutto ragazzi, alla prossima puntata. Ciao.